Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Andiamo all'Aquila dove i carabinieri del ROS questa mattina hanno sequestrato un immobile, palazzo che ospita il centro per l'impiego della provincia. L'immobile ristrutturato sarebbe stato trasformato da residenziale a direzionale senza le necessarie autorizzazioni. I dettagli nel servizio di Filippo Tronca. Clamoroso sequestro questa mattina all'Aquila. I carabinieri del ROS, supportati dai vigili urbani, hanno messo i sigilli al Palazzo del Lavoro della provincia dell'Aquila di via Rocco Carabba, che al pian terreno ospita il front office del centro per l'impiego. L'ordinanza è stata firmata dal GIP Guendalina Buccella della Procura dell'Aquila. L'immobile, ristrutturato nel posto remoto, sarebbe stato, infatti, questa l'ipotesi accusatoria, trasformato da residenziale a destinazione direzionale, senza le necessarie autorizzazioni. Affittato poi alla provincia dell'Aquila, che persi gli uffici del settore lavoro del centro storico, si era dovuto adattare dentro i container di via della Crocetta. Sulla vicenda c'è un'inchiesta in corso. L'ordinanza ha concesso però l'utilizzo temporaneo degli uffici, dove lavorano una sessantina di impiegati, mentre l'area del front office, il cuore operativo del palazzo, sarà precluso in quanto ci sarebbero anche problemi di natura tecnica e di specifiche autorizzazioni mancanti. E si sono vissute ore surreali al Palazzo del Lavoro questa mattina, con i disoccupati e i giovani con il curriculum in mano al di qua del nastro bianco e rosso, che non capivano cosa stesse accadendo, mentre al di là del nastro gli addetti allo sportello del centro dell'impiego svuotavano in tutta fretta le scrivanie e gli scaffali. Al nostro microfono il dirigente del settore lavoro della provincia dell'Aquila, Tiziano Amorosi, assicura però che riapriremo gli sportelli del centro per l'impiego in altri locali dell'edificio entro domani. Sì, è arrivato, diciamo, un ordine di sequestro da parte del GIP, la dottoressa Buccella, per il sequestro del palazzo, però nello stesso atto che ci hanno notificato i carabinieri è prevista la possibilità dell'uso temporaneo, non di tutta ma di una parte della struttura. Quindi sposteremo gli uffici del front office al primo piano, cercando di contenere al massimo i disagi per l'utenza. Continuiamo con la pagina della cronaca. Adesso ci spostiamo a Chieti, dove si sono vissute ore di paura quando circa 170 bambini della scuola primaria e dell'infanzia dell'istituto comprensivo 2 Teatino di via Arnienze sono stati fatti evacuare attorno alle 9:30 in seguito a una fuga di gas che si è determinata da un cantiere esterno alla scuola, dove erano in corso lavori per posizionare alcune linee telefoniche. I bambini sono stati condotti per la maggior parte in un parcheggio non lontano dalla scuola, mentre altri piccoli alunni sono stati portati dalle insegnanti alla villa comunale. Il guasto nel frattempo è stato riparato e poco dopo le 11, in seguito anche a verifiche e sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, i bambini sono stati fatti rientrare all'interno delle loro classi. E 7 colpi di pistola calibro 7,65 sono stati esplosi la scorsa notte contro il bar 90° minuto di fronte all'ingresso dello stadio comunale a San Salvo. Per la precisione, 4 proiettili hanno colpito una saracinesca, 2 un'altra, e il settimo si è conficcato sul muro esterno del locale, che a quell'ora era chiuso e dista pochi metri dalla caserma dei carabinieri. Non è la prima volta che quel locale finisce nel mirino di qualche malintenzionato. Il 18 gennaio scorso una bomba carta fu fatta esplodere all'ingresso del bar e la deflagrazione provocò non pochi danni alle vetrate. Indagano i carabinieri della compagnia di Vasto. Ed ora cambiamo argomento, ci occupiamo di trasporti. È in arrivo una mini rivoluzione per quanto riguarda il trasporto pubblico regionale. Si tratta dell'introduzione del biglietto elettronico. I dettagli nel servizio di Francesca Romana Testi. Prosegue la rivoluzione dei trasporti in Abruzzo. Come annunciato, dopo la fusione, si sarebbe provveduto a digitalizzare i biglietti, creandone uno capace di essere utilizzabile su tutti i mezzi di trasporto pubblici e privati della regione, il ticket elettronico. Apripista dell'innovazione Lanciano, che ha già dato il via alla sperimentazione dal 1 settembre. Non si parla solo dell'azienda del trasporto unico, ma del sistema del trasporto pubblico locale, quindi anche con i privati. Ci sono due progetti sperimentali, uno che riguarda l'area Chieti
Pescara, uno che riguarda il comune di Lanciano, grazie al lavoro portato avanti dal Polinoltra, che ha realizzato questo progetto finanziato dalla Regione Abruzzo. Un progetto che oggi ci consente, che consentirà soprattutto all'utenza via via di non dover più comprare uno o più biglietti di carta per salire e scendere dai nostri mezzi, ma di avere la modernità a portata di mano con un click. Tra i vantaggi offerti dall'introduzione del ticket elettronico emerge la crescita della domanda di servizio, la possibilità di tracciare i flussi dei passeggeri, la velocità di reperimento del ticket. Sarà infatti possibile abbonarsi utilizzando tutti gli strumenti attualmente in uso per ricariche telefoniche e infine una riduzione della spesa per la pubblica amministrazione. Noi abbiamo già finanziato il progetto, anzi ci sarà una riduzione complessiva delle spese e per esempio nel comune di Lanciano grazie a questo progetto non ha applichiamo le maggiorazioni che pure erano state previste e che sono previste in modo ordinario, quelle per esempio legate all'inflazione, lì non si applica proprio perché siamo riusciti a ridurre i costi. Modernizzare il nostro sistema significa anche ridurre i costi. L'avvio della sperimentazione nell'area metropolitana Chieti Pescara prenderà avvio dal 1° novembre. Dall'avvio della sua introduzione sono previste una serie di agevolazioni, quali la premiabilità dell'utente con accessi agevolati in diverse strutture del territorio regionale. E adesso la pagina politica, ancora polemiche per quanto riguarda l'introduzione dell'emendamento d'urgenza presentato dal consigliere D'Alessandro, che è stato definito dall'opposizione uno strumento per far tacere appunto le voci contrarie al governo regionale. Secondo invece il presidente della giunta Luciano D'Alfonso sarà un utile strumento contro l'ostruzionismo ad oltranza. Vediamo il servizio. È stato definito il subemendamento bavaglio, la firma è di Camillo D'Alessandro. Nel documento si legge modifica del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Il tema è quello degli emendamenti. Se la Giunta ravvisa motivi di urgenza e necessità di un'approvazione celere, ha facoltà di proporre a sua volta uno o più emendamenti d'urgenza che annullino tutti quelli presentati. Una vera lotta all'ostruzionismo, secondo il governatore D'Alfonso. Una norma che induce al comportamento migliore possibile da parte di tutti. Io sono convinto che non ci sarà bisogno di usarla. Certo, in passato troppe volte il Consiglio regionale è apparsa un luogo di produzione di pozzanghere. Oggi noi ci siamo dotati di una norma che è capace di rieducare i comportamenti peggiori, quelli dei 2000 emendamenti. Come funzionerà questo blocco degli emendamenti? Che quando è necessario e solo quando è necessario noi inviteremo ad un gentleman agreement anche le opposizioni e se ci sono scadenze, urgenze, noi possiamo disporre anche di una norma che ci consente di evidenziare l'urgenza. Se la proposta del famigerato emendamento d'urgenza ha subito surriscaldato gli animi dell'opposizione, il consigliere D'Alessandro aveva subito tranquillizzato dicendo di aver preso spunto dalla regione Piemonte che nell'articolo 76 parla di dichiarazioni d'urgenza. Ma come spiega Acerbo, con qualche piccola differenza. Il regolamento della Regione Piemonte prevede che ci siano delle dichiarazioni di urgenza per cui in determinati casi si dimezzino i tempi dei lavori, cioè se tu puoi parlare tot, secondo regolamento parli la metà del tempo, ma questo va bene, è una cosa corretta, ci possono essere momenti di urgenza per cui devi avere una procedura legislativa accelerata. Altra cosa, cancellare la possibilità di fare opposizione o portare delle proposte alternative al reuccio, al RAS della regione, all'esame del Consiglio regionale e farle votare da un'assemblea sovrana. Perché un uomo solo al comando l'abbiamo già avuto una volta e ci ha lasciato un paese in rovina. Io non vorrei che accadesse questo anche per la nostra regione. Altro argomento caldo nella politica regionale è quello del taglio ventilato delle prefetture di Chieti e Teramo. Andiamo ad ascoltare a questo proposito l'opinione di Sandro Mariani del Partito Democratico, anche perché ieri il Consiglio regionale ha votato una risoluzione che impegna il governo e la giunta D'Alfonso ad adoperarsi presso il governo per evitare la sforbiciata alle prefetture. Lisa Leuzzo. Ieri in una giornata di grande e intenso lavoro che è durata tutta la notte abbiamo inserito con urgenza la risoluzione sulle prefetture dandogli priorità assoluta. Con la seguente risoluzione naturalmente c'è anche un ragionamento annesso e connesso che la prossima settimana con il Presidente D'Alfonso andremo a Roma per cercare
di definire meglio il tutto e cercare di salvare le nostre prefetture, sia quella di Chieti che quella di Teramo, è tutto quello che gira attorno ed è collegato attorno alle prefetture. Naturalmente tutto questo arriva in un momento di grande difficoltà, frutto di un indebolimento negli ultimi 20 anni della nostra provincia, quindi questo va detto, perché poi alle accuse che qualcuno rivolge alla Regione, come se la Regione avesse un ruolo principe in questa situazione, io non ci sto rilanciando e dicendo che questo indebolimento arriva da una mancata programmazione, da una mancata coraggio della politica degli ultimi 20 anni. In tema di accorpamento, anche le Camere di Commercio e la fusione tra quella di Chieti e quella di Pescara. Ezio Ardizzi, presidente della Confcommercio di Pescara, dice no alla ipotesi appunto di fusione delle Camere di Commercio di Chieti e Pescara e rilancia invece l'idea di una unica Camera di Commercio regionale con sede all'Aquila. Paolo Renzetti. Si torna a parlare in questi giorni della fusione, della possibile fusione tra le Camere di Commercio di Pescara e Chieti. La Confcommercio dice no e parla invece dell'idea, ripropone l'idea, il progetto di un'unica Camera di Commercio all'Aquila. Ma è datata, perché noi lo diciamo da un anno e mezzo, in una logica di spending review è molto meglio fare una Camera di Commercio all'Aquila e le altre tre sedi camerali rimangono a gestire, monitorare, favorire il territorio. C'è solo un presidente, una giunta e un consiglio, tutti gli altri a casa. Questo significa anche, man mano che il personale va in pensione, che non c'è turnover, che anche la pianta organica di questi tre enti, Chieti, Pescara e Teramo, si riduce. È una cosa di buon senso e non capiamo perché, nonostante i nostri rappresentanti in Consiglio Camerale l'abbiano detto un anno e mezzo fa, si torna a parlare oggi di problemi di Camera di Commercio. L'obiettivo è fare una Camera di Commercio. Ma secondo lei questo è un obiettivo proponibile, perseguibile, raggiungibile? Guardi, se c'è buon senso e non c'è malafede, non ci sono interessi, è raggiungibile. Anzi, dirò di più, che oltre all'Abruzzo, Campobasso e Isernia, in caso di unica Camera di Commercio, sono già disposte ad entrare. E quindi, a intenditore, poche parole, buone parole, poche parole, ma buone parole. Andiamo avanti, il turismo. È stata approvata la legge 15 denominata Sistema di Governance Regionale. Si tratta di una legge rivolta al settore turistico che punta a coinvolgere tutti gli operatori del settore come rete integrata con la Regione Abruzzo. Una legge regionale sul turismo che mette d'accordo maggioranza e opposizione. Fra i firmatari infatti c'è anche l'ex assessore regionale Mauro Di Dalmazio. Obiettivo quello di sviluppare e rendere operative le DMC, le agenzie di gestione turistica territoriale, che grazie a questa legge diventeranno parti attive della pianificazione. In realtà la legge è il tassello formale finale di un percorso lungo 2 anni che è partito con gli avvisi di gara e con le procedure competitive per la costituzione delle DMC e delle PMC, di queste straordinarie reti di imprese e non solo, reti di imprese private e pubbliche che devono diventare lo strumento operativo per l'attuazione delle politiche sul turismo per migliorare la competitività del nostro sistema turistico. La legge è fondamentale perché darà la possibilità a queste strutture di essere anche soggetti attuatori della programmazione strutturale finanziaria, quindi di essere beneficiari di finanziamenti per attuare le politiche, ed è un sistema unico in Italia così come strutturato, che molti guardano, ma è un sistema che ha bisogno anche di molta spinta e di molta concretezza. Una scelta che punta alle potenzialità d'Abruzzo e il desiderio di attingere di più e meglio dalle bellezze del territorio. Quest'anno l'Abruzzo ha registrato ottimi dati sul settore turistico, ha spiegato il presidente della regione, e a tal proposito è stato istituito l'Abruzzo Open Day, appuntamento che vedrà per i prossimi 10 anni un giorno dedicato alla gratuità in Abruzzo come volano di sviluppo turistico. Camminare a fianco delle imprese, camminare a fianco delle aziende che operano sul territorio, ma soprattutto in questo sistema di promozione e di valorizzazione del territorio bottom up. Chi meglio di coloro che fruiscono dei singoli territori, dei singoli distretti culturali, turistici, artistici, può meglio diciamo programmare, pianificare un piano di intervento di valorizzazione e di tutela di questo territorio? Chi conosce le criticità e le emergenze, se non gli operatori del settore che lucrano
E questo verbo non ha un senso negativo, un senso assolutamente positivo, perché la circolazione della ricchezza nel campo del turismo, come nel campo della cultura, può probabilmente farci fare un balzo avanti notevole nel PIL regionale. E adesso torniamo all'Aquila per parlare dell'università che ha tenuto anzi in lieve aumento per quanto riguarda i candidati ai test d'ingresso. Questo smentisce le catastrofiche previsioni di alcuni che avevano appunto indicato una crisi dell'Università dell'Aquila. Molti studenti stanno affluendo da fuori regione, andiamo a vedere insieme il servizio. L'Università dell'Aquila tiene botta smentendo chi ne prevedeva chissà quali difficoltà con la reintroduzione delle tasse che erano state azzerate a seguito del terremoto. Lo conferma la tenuta ed anzi il lieve aumento dei candidati ai test d'ingresso per l'accesso ai corsi di laurea a numero chiuso, 4.162 in tutto per circa 1.000 posti a disposizione. E altro dato che lascia ben sperare è che di questi 2.008 provengono da fuori regione, Lazio, Campania, Molise e Marche in particolare, 933 da altri centri abruzzesi. Segno, commenta la rettrice Paolo Inverardi, che l'offerta didattica resta valida ed attrattiva. E Liberardi prega anche di farla finita con l'estenuante querel sul calo degli iscritti verificatosi nel 2014 da 26.300 a 23.300 studenti. Un calo di 3.000 studenti programmato, fisiologico e modesto in un paese d'Italia dove in altre facoltà si sono registrati autentici crolli di iscrizione. I numeri sono abbastanza in linea con quelli dell'anno scorso, delle piccole oscillazioni che però sono un elemento positivo, perché vuol dire che anche gli effetti così tanto temuti, non da noi ma temuti esternamente, dalla reintroduzione delle tasse in realtà non incidono, le tasse si pagano in tutta Italia e quindi le nostre continuano a essere, vorrei ripeterle, fra le più basse d'Italia, quindi credo che siamo fra le quarte più basse d'Italia. Quindi, e sono comunque attrattivi da fuori regione, questo vuol dire che il nostro bacino normale di utenza, che è sempre stato storicamente quello delle regioni limitrofe, continua a essere a avere lo stesso grado di attrattività per questo bacino della nostra università, quindi sono notizie certamente positive. Noi l'anno scorso abbiamo avuto 23.300 iscritti, che rispetto alla nostra previsione iniziale quando abbiamo introdotto i numeri programmati e quindi sapevamo che avremmo necessariamente avuto meno persone, oltre 2.000 erano quelli che non si sarebbero potuti avere comunque per via del numero programmato, quindi era un numero noto, e poi c'è circa un migliaio, forse un pochino meno, che è dovuto sicuramente, noi riteniamo, all'introduzione delle tasse. Quindi forse non erano neanche veri studenti. Sì, no, noi riteniamo che non fossero veri studenti, cioè chi era uno studente reale che aveva già iniziato il suo percorso e che aveva investito sul suo percorso all'Università dell'Aquila non va certo via per andare a iscriversi ad un'altra università dove paga delle tasse anche più alte. Adesso la pagina degli eventi. Tutto pronto per la seconda edizione dell'iniziativa Una Domenica Fuori Porta, rassegna enogastronomica che dall'Aquila condurrà i partecipanti alla scoperta di cantine, frantoie e borghi sparsi in Abruzzo e nel centro Italia. Il servizio di Daniela Rosone. Il 4 ottobre prende il via la seconda edizione di Una Domenica Fuori Porta, 7 domeniche e un sabato d'eccellenza, un padrino stellato e tanto altro ancora, in una miscela di ingredienti che promettono sorprese e allegria lungo un viaggio di 8 mesi che condurrà gli appassionati fuoriportisti alla scoperta del piacere. Ideatori Alessia Di Giovacchino e Marco Signori. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo riscontrato un grande interesse intorno a quello che abbiamo scelto di fare, che può sembrare semplice ma ovviamente invece tiene dietro un lavoro molto importante. La cosa che ci ha dato più soddisfazione è avere come padrino Nico Romito, che sarà il premio del mega contest finale, perché ovviamente cerchiamo di coinvolgere i nostri fuoriportisti attraverso azioni social, soprattutto sulla nostra fanpage. Il sostegno della Fondazione Carispac, che per noi ovviamente è importantissimo, e come media partnership Radio L'Aquila 1. Tante aziende coinvolte, visite culturali e contest fotografici su Facebook che l'anno scorso hanno riscosso tanto successo. Il vincitore del mega contest quest'anno avrà come premio una cena gourmet a Casa Donna con lo chef stellato Nico Romito.
Si snoderà ovviamente come al solito per tutto l'Abruzzo e si snoderà quest'anno anche oltre l'Abruzzo, in particolare in Umbria. L'anno scorso eravamo stati in un'azienda del Lazio, quest'anno andiamo ad Orvieto, quindi veramente la meraviglia, in una città bellissima che visiteremo, pranzeremo al centro di Orvieto e visiteremo l'azienda Palazzone che si trova lì poco distante dal centro. Poi come al solito dal 4 ottobre, domenica in cui si parte e si va a Frisa, all'azienda Colle Frisio, e poi si pranza sul trabocco lì vicino, si snoderà una domenica al mese, tranne ottobre che in realtà ne sono due, fino ad arrivare a maggio. Sono tante le aziende coinvolte in questo discorso? Sono 8 aziende vinicole che verranno visitate e alle quali si aggiungono altre aziende di tipo dolciario e aziende che producono olio. Ed ora un'ampia pagina sportiva, partiamo dal calcio di Serie B, sono stati designati gli arbitri per la terza di campionato, Bari Pescara sarà diretta da Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli, assistito da Liberti e Mondin, mentre Trapani Virtus Lanciano è affidata a Federico Lapenna della sezione di Roma 1, coadiuvato da Tolfo e Cangiano. E parliamo adesso proprio del Pescara, ovviamente la gara di Bari è uno snodo cruciale, anche se all'inizio della stagione, per la formazione di Oddo. Nelle prossime ore poi dovrebbe essere ufficializzato il prestito dei giovani Monni, Vitturini e Paolucci al Teramo. Andiamo a seguire insieme il servizio di Paolo Renzetti. Una gara dai molti significati. Bari Pescara vale tanto e anche più dei 3 punti, visto che si tratterà della prima importante verifica dopo il convincente successo sul Perugia. I biancazzurri saranno ancora una volta guidati da Levian Memushai, che ha segnato contro gli Umbri il primo gol stagionale del Delfino. Ma non mi aspetto nessuna accoglienza. L'anno scorso io rientravo da 6 mesi che non giocavo, era la seconda partita. Fare un gol è stata un'esultanza liberatoria. Sappiamo che ci aspetta una partita difficilissima sul campo, sappiamo anche quanto ci tengono i nostri tifosi a questa partita qua, diciamo che è una partita molto sentita e cercheremo di dare il massimo. L'anno scorso eravamo in un periodo dove non stavamo benissimo e forse da quella partita lì siamo riusciti a venirne fuori. Ora invece è tutto cambiato, questa sarà un'altra partita anche perché loro hanno una squadra più forte secondo me rispetto all'anno scorso. Fiducioso il presidente Daniele Sebastiani, che focalizza l'attenzione sulla sfida del San Nicola ma anche sull'imminente ufficialità del passaggio al Teramo di Vitturini, Monni e Paolucci. In queste prime partite il campionato di Serie B ha sempre insegnato che può succedere di tutto, perché ci sono squadre che non sono ancora pronte, giocatori che sono arrivati negli ultimi giorni e quindi hanno bisogno di un po' di tempo, però sicuramente è una partita importante, un banco di prova sicuramente importante per il Pescara, ma lo è anche per il Bari. C'è anche una trattativa, ci sarebbe una trattativa con il Teramo per la cessione di alcuni ragazzi alla società biancorossa, qual è la situazione? Ma sì, è il nostro interesse mandare dei giovani importanti che noi abbiamo a giocare un campionato, cioè per capire anche di che pasta sono fatti. Quindi col Teramo, voi sapete, ma non solo col Teramo, anche con l'Aquila ci sono ottimi rapporti e quindi penso che nei prossimi giorni qualcosa si concluderà con loro e potremmo vedere all'opera questi ragazzi per un campionato intero, in un campionato difficile e importante come quello di Lega Pro. Adesso andiamo in casa della Virtus Lanciano in attesa di capire bene quali saranno le conseguenze del deferimento per la mancata comunicazione del pagamento IVA del 2012. In casa rossonera si deve pensare al campionato e alla prossima contro il Trapani. Ascoltiamo uno dei volti nuovi dei rossoneri, Luca Crecco. Mi sto trovando bene questa squadra perché tutti i compagni sono stati subito a disposizione e per me mi sto trovando davvero bene. Prima vittoria è importantissima perché prima partita in casa e non ci poteva essere inizio migliore in casa, quindi continuiamo così. La prima non sono entrato, ero in nazionale, sono tornato di giovedì a allenarmi e quindi non l'ho disputata. Questa ero restato in nazionale in settimana, però sono entrato e ho dato un contributo alla squadra, sono contento di aiutare sempre i compagni e la squadra. Diciamo che quando ci stanno impegni così ravvicinati tra una settimana e l'altra si pesano, però è sempre piacevole. A Trapani andiamo per fare una bella partita, loro hanno fatto una buona partita con il Latina, anche essendo un uomo in meno, però
possiamo far bene. Cambiamo categoria, adesso scendiamo in Serie D. Ieri si è giocato il turno infrasettimanale tra gli abruzzesi. Sorride solo l'Avezzano, andiamo però a fare il riepilogo insieme delle partite nei servizi, iniziando con Fermana-Chieti, partita finita 2-1. Alla Fermana sprecona serve la furbata di Degano, che batte da 35 metri la punizione del 2-1 senza chiamare la distanza. E serve anche un pizzico di fortuna, perché la palla calciata dall'attaccante trova la deviazione spiazzante di un difensore del Chieti. È la prima vittoria dei canarini, che pure, con 12 palle gol, 12, rischiano di pareggiarla. Invece gli abruzzesi, ambiziosi per autoproclamazione, giocano sì e no una mezz'oretta e alla fine devono ingoiare il primo dispiacere. Fermana in maglia bianca, Iaconi anche stavolta è senza Urbinati e fa esordire l'under Traini. Il Chieti, che recupera dopo la squalifica Dos Santos, lascia a casa il direttore tecnico Pluto Aldair e, almeno nel primo tempo, anche la difesa. Al quarto Cremona spreca tu per tu con Diouf. All'ottavo la punta gialloblu si ripete in piena area di rigore. Poi tocca a Degano, che prima si esibisce in una delle solite punizioni, poi perde l'attimo. Lo imita poco dopo Cremona. L'attaccante si fa perdonare al 38esimo con la sponda di testa per Omiccioli. Centrocampista, col turbante per lo scontro in avvio con Dos Santos, batte un rigore in movimento. 1-0 Fermana. Prima dell'intervallo Cremona ha l'occasione per raddoppiare. Palo. Sempre Fermana inizio ripresa, col contropiede sciupato da Cremona e Degano. Ronci intanto passa dal 3-4-3 al 4-4-2 con gli ingressi di Ricucci ed Esposito per De Clemente e Macedo. Iaconi risponde con Tascini per Cremona, ma i suoi calano di brutto. Alla flessione fisica dei canarini sommate l'episodio da cui nasce un'altra partita. La palla di Varone alzata in angolo da Olzac al 23esimo. A ruota l'incrocio dei pali centrato da Suriano, limitato nel primo tempo dalla marcatura uomo di Misin. Sempre Suriano mette al lato di testa, ma il pari ormai è maturo. Lo autografa Dos Santos al 28esimo, con una staffilata nell'angolino in girata. Il Chieti potrebbe ribaltare la Fermana subito dopo, anche se l'azione è viziata da un fallo su Iotti. Poi risale in cattedra Degano, che fa le prove generali del gol su punizione e dopo un attimo lo inventa con il piazzato del 2-1. Seconda rete stagionale per l'ex civitanovese. Finita, ma che? Tascini sciala davanti a Diouf, fa lo stesso Degano, quindi il Chieti si rianima con la traversa pizzicata da Zanetti al 35esimo. Arriva anche il secondo giallo per Terrenzio, Fermana in 10 nel recupero. Brividi sulla punizione di Dos Santos, sipario sulla seconda opportunità fallita da Tascini. Brutto KO casalingo del Giulianova, che cede all'Isernia per 1-2 il servizio. Il Giulianova non riesce a ripetere l'ottima prova di domenica scorsa con il Matelica e a cospetto della matricola Isernia deve subire la seconda sconfitta stagionale dopo quella della giornata inaugurale in quel di Fano. Il primo turno infrasettimanale non ha portato fortuna ai giallorossi, apparsi nervosi, confusi e con poche idee, a cospetto di una formazione, quella molisana, ordinata e soprattutto cinica nel riuscire a sfruttare le poche occasioni create. Parte convinto il Giulianova, che al sesto convita al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Manca il bersaglio pieno. Gol mangiato, gol subito, visto che al decimo i molisani trovano al primo affondo a sorpresa il vantaggio grazie a Panico, che approfitta di un errore dei difensori giallorossi mettendo la sfera alle spalle di Rossetti. I padroni di casa accusano il colpo, anche se al 17esimo Ranieri in area molisana ha una buona opportunità, sparando però alle stelle. I ragazzi di Francesco Giorgini, oggi in tribuna per squalifica, spingono soprattutto con la forza dei nervi e della disperazione e al 23esimo hanno una buona opportunità su punizione con De Iorio, che però manca di un nulla il bersaglio pieno. Poi tanta buona volontà, ma idee confuse per Ferrante e compagni, che proprio in extremis di primo tempo riescono a riacciuffare il pareggio grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo di Pepe su Rossi. Si incarica della trasformazione dagli 11 metri Giampaolo, che si fa però ribattere la conclusione da Maggi. Panettella di Bari vede però troppi giocatori in area e fa ripetere il penalty con il numero 10 giallorosso, che non sbaglia, spiazzando l'estremo molisano. La ripresa si apre così come il primo tempo con il gol dell'Isernia, griffato anche
ancora da Panico che sulla respinta di Rossetti, dopo un tiro cross di Simonetti, Di Piatto mette in rete per il nuovo e decisivo vantaggio isernino. La gara si scalda con il Giulianova che non trova gli spazi giusti ed i Molisani che controllano senza problemi. Al 32esimo la formazione biancazzurra resta in 10 a causa di un fallo di Rega su Giampaolo che era già a terra. L'arbitro Barese vede tutto ed estrae il rosso diretto per l'attaccante ospite che deve così rientrare anzitempo negli spogliatoi. Il finale vede il prevedibile arrembaggio confuso della formazione giallorossa, ma le idee sono davvero poche e al 38esimo c'è l'unica emozione con vita che prende la mira dalla distanza, trovando però la risposta di Maggi. Qualcuno non ha recuperato la fatica di domenica, un po' il caldo, un po' oggi non ci siamo espresse, se andiamo a vedere nessun reparto è stato lucido come domenica, diciamo. Purtroppo avendo una squadra giovane puoi incappare in queste situazioni qua nell'arco di un campionato, quindi è successo oggi, purtroppo è un peccato. Sconfitta che brucia anche perché è arrivata in casa e contro una diretta concorrente. Bravo, ma soprattutto per quello. Era importante oggi non perdere con una diretta concorrente perché noi, ecco, il nostro obiettivo è quello della salvezza, penso che come l'Isernia penso che sia l'obiettivo uguale, quindi doppiamente che brucia. E come detto, turno positivo soltanto per l'Avezzano. Avezzano Olimpia Agnonese è finita 4-3. 7 gol e 2 pali nel pomeriggio del De Marsi, alla fine però trascinato da uno strepitoso Di Massimo e l'Avezzano a festeggiare la prima vittoria in campionato 4-3, lasciando a bocca asciutta e a 0 punti in classifica l'Agnonese. Il tecnico molisano Paolucci cambia 4 undicesimi della formazione sconfitta a domicilio dal Fano e conferma il 4-3 con Marolda supportato ai fianchi da Jalove e Conte. Nel 4-2-3-1 dell'Avezzano Lucarelli deve rinunciare agli squalificati Ndiaye e Bittaye con Kras terzino sinistro. L'avvio di gara è pirotecnico, passano 12 minuti e Bisegna in verticale pesca Di Massimo che va in progressione con un diagonale sporco ma efficace, centra l'angolo lontano per il vantaggio dell'Avezzano. Secondo gol per il giovane attaccante 19enne dei marsicani. Appena 2 giri di lancette dopo l'Avezzano raddoppia, il merito è di Michele Bisegna che beffa Mancino direttamente da calcio d'angolo, traiettoria arcuata e carica d'effetto. Sembra un monologo bianco-verde e invece a sorpresa l'Agnonese accorcia le distanze al 18esimo sul lancio lungo di Di Lollo, la copertura di Tabacco non è perfetta. Ma Rolda ne approfitta e scavalca Davino in pallonetto. Primo gol in campionato per i molisani che al 27esimo vanno addirittura vicini al pareggio. Giallova allarga per Cossu, sinistro potentissimo che fa tremare la traversa. Nel finale di tempo Lucarelli perde per infortunio Moro e inserisce Venditti ridisegnando i suoi con uno speculare 4-3. A chiudere la frazione la velenosa punizione di Bisegna toccata in corner da Mancino. Ripresa con una Agnonese più offensiva, guida al posto di Padovano e al 12esimo ecco il pari. Venditti strattona scioccamente Giallove in area, calcio di rigore che a Campora trasforma per il 2-2. L'Avezzano sbanda e i molisani fiutano il sorpasso, la punizione di Dironza al 20esimo coglie il palo e Giallove a porta vuota sbaglia clamorosamente. 2 minuti dopo Di Massimo si intestardisce e anziché servire Puglia tira debolmente. Sul ribaltamento tocca a Davino diventare protagonista, prima esce su Conte e subito dopo si ripete su Marolda. Le azioni si susseguono a ripetizione, Di Massimo al 28esimo sbaglia davanti a Mancino, ma alla mezz'ora si riscatta procurandosi un calcio di rigore dopo un'azione caparbia. Mancino respinge il tiro di Bisegna, il più lesto di tutti a raccogliere è Puglia che insacca di precisione 3-2. Al 39esimo la partita si chiude con il gol capolavoro di Di Massimo che pesca l'incrocio dei pali. A volte non passa il pallone, ma il talento di questo attaccante è notevole e molti di esse possono prendere nota. Al 42esimo a Campora trasforma il terzo rigore di giornata, ma non c'è più tempo. La festa è tutta dell'Avezzano e i tifosi pensano già alla trasferta di Chieti di domenica prossima. Dunque questo è il servizio di Andrea Costantini. Chiudiamo la pagina dello sport con il basket perché oggi in comune a Roseto è stata presentata la formazione degli Sharks che parteciperà al campionato di Serie A2. Il basket è Roseto in Abruzzo. Roseto e il basket, un connubio vincente. Oggi la presentazione a Palazzo di Città prosegue questa avventura del Roseto grazie anche al sostegno del Comune di Roseto. L'attenzione che l'amministrazione, non solo l'amministrazione, io dico la città, soprattutto il tessuto diciamo, finanziario e imprenditoriale della città di Roseto deve a questa città. Io devo ringraziare quelli che hanno permesso
permesso che questa città potesse ancora avere una squadra a questo livello. L'auspicio è questo, è che anche tutti i rosetani partecipino effettivamente poi, perché già stare 1.500-2.000 persone dentro un palazzetto che ne può contenere 4.000 sarebbe veramente un segnale di amore vero verso il basket, che è l'elemento sicuramente più forte per fare in modo che il nome di Roseto giri in tutta Italia. Oggi presentazione in comune, tanti sacrifici, ma anche quest'anno il Roseto parteciperà al secondo campionato nazionale. Sì, infatti, siamo molto soddisfatti di questo. E come ha detto appunto mio padre, ringraziamo tutti gli imprenditori che comunque ci continuano a sostenere, che ci stanno vicini e che ci permettono ecco, di essere impegnati ogni domenica con il basket rosetano. Lei si occupa anche di altro in società, anche diciamo, della divulgazione del marchio Roseto fuori dai confini rosetani, esatto. Anche abruzzesi, e anche qui c'è molto lavoro da fare. Sì, beh, guardi, l'anno scorso a luglio abbiamo organizzato dei tornei con diverse nazionali under 19 e under 20 provenienti da paesi europei, extraeuropei. Adesso abbiamo avuto un camp quest'estate con Abdul Rauf e adesso stiamo lavorando appunto per riportare questo camp e per farne un'edizione internazionale, quindi portarlo negli Stati Uniti. Papà presidente, un domani potrebbe esserci anche una presidente donna, Ilaria Cimarosi, al vertice del Roseto? Può essere, non lo so, è che io ho problemi con... non mi piace parlare in pubblico, quindi non lo so. Io preferisco fare i fatti, ecco. È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 19. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.